Buongiorno a tutti, come annunciato siamo qua con un nuovo incontro sulla nostra protesica e sulla casistica di pazienti trans per portarvi l'esperienza di due urologi italiani che ci raggiungeranno di seguito. Normalmente voi siete abituati a vedere la mia collega Blanche. Io mi chiamo Danilo Bargetto, lavoro per Zephyr Italia. Faremo oggi l'intervista in italiano e avremo ospiti il dottor Morelli dell'azienda ospedaliera universitaria pisana, ospedale di Cisanello, e il dottor Cocci dell'azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze. Loro hanno un'esperienza di questa casistica, ma direi di lasciare la parola a loro, presentarsi direttamente, preferirei, e diamo quindi il benvenuto allora al dottor Morelli e al dottor Cocci. Ok, buongiorno a tutti, sono Morelli Giolamo. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Lavoro in urologia presso l'azienda ospedaliera universitaria di Pisa, mi occupo di chirurgia urogenitale ricostruttiva dal 95 e diciamo di chirurgia del cancrosalismo dal 2011, e abbiamo una casistica insomma abbastanza discreta per essere così poco tempo. Diciamo che abbiamo cominciato questo tipo di attività chirurgica, incrementato il numero degli interventi, cominciando secondo diciamo delle casistiche anche nella media nazionale. Abbiamo cominciato con 4, 6, 8 interventi anno, 10, e ora addirittura avevamo, prima di questo periodo di lockdown, purtroppo avevamo un aggiunto numero di 40 interventi solo su Pisa, più quelli aggiunti dall'Università di Firenze, a un'altra ventina, che facevamo anno ovviamente, e quindi come centro di scuola avevamo raggiunto un bel numero di casi, quindi ci stavamo allineando diciamo con un numero a quelle che sono le principali scuole storiche italiane. La nostra casistica prevalentemente è iniziata con interventi M2F e poi piano piano abbiamo iniziato anche interventi F2M, ovviamente con i limiti delle nostre tecniche, perché essendo una necessità di una... C'è la linea che è leggermente... No, c'è qualche ritardo nella linea, okay. Quindi magari non vorrei che fosse avessero perso qualche passaggio tuo. Ok, quindi devo parlare più adagio. Probabilmente c'è un ritorno del computer, avete il volume del computer acceso, ce l'avete troppo alto, magari provate ad abbassare il volume del computer. Perché sembra esserci un ritorno. Prova ora. Ma meglio ora? Ecco, adesso provate, sembra di sentirvi meglio, sì, provate. Ok. Andate avanti. Quindi dicevo, avevamo prevalentemente, cioè abbiamo iniziato con interventi prevalentemente M2F. Iniziato anche a fare interventi F2M, ovviamente dicevo secondo i limiti della nostra tecnica, perché noi in questo tipo di intervento facciamo prevalentemente anche diciamo esclusivamente interventi con falloplastica addominale secondo Braio e metodioplastiche. Almeno parlo per me, nella scuola nostra non abbiamo diciamo dimestichezza con il lembro brachiale né momentaneamente con il lembro di coscia,
e tantomeno con il lembo dorsale della scuola di Belgrado. Ecco, il nostro, ovviamente lavoriamo in equip multidisciplinare con il chirurgo plastico, con il ginecologo, a seconda dei tipi di interventi che facciamo, e tutto, e questo vale anche per quanto riguarda la collaborazione con Firenze. Ora, il dottor Cocci è stato parecchio in collaborazione con il dottor professor Ralph di Londra, il dottor Nim, e diciamo è lì che ci siamo conosciuti, è lì che io ho frequentato molto brevemente, ma insomma per i brevi periodi magari ripetuti, però ho cercato di apprendere alcune tecniche che poi abbiamo portato qui in Italia, e quindi con i nostri abbiamo messo in pratica le tecniche di che eravamo in grado di poter portare a termine, ecco. Quindi insomma la collaborazione c'è, la lista nostra d'attesa tra Firenze e Pisa è molto vasta, diciamo abbiamo per ora più di 150 pazienti in lista d'attesa, abbiamo all'atto pratico abbiamo fatto su 130-140 interventi, e quindi insomma come gruppo siamo un gruppo, diciamo, che dignitosamente sta al pari essendo pure una scuola di recente istituzione, abbiamo raggiunto un livello tale, insomma, che ha apprezzato a livello nazionale. Ora darei la parola al dottor Cocci, appunto, così vi si può presentare anche lui e poi magari... Allora, salve, buongiorno a tutti, innanzitutto grazie dell'invito, io appunto mi chiamo Andrea Cocci, faccio parte dell'equipe di Firenze gestita dal professor Marco Carini. La nostra è una scuola di ancora più giovane nascita rispetto a quella pisana, in quanto ci siamo aggregati più o meno un anno dopo. Come giustamente ha detto Girolamo Morelli, ci siamo conosciuti a Londra perché ho iniziato la mia formazione prima nella mia scuola, ma poi è stata continuata nel UCLH London del professor David Ralph con la tutorship di Christopher Nim, che era appunto la persona, uno dei massimi esperti a livello mondiale su questi generi di chirurgia. Una volta tornati, per bontà del mio primario e per questa forte collaborazione tra Pisa e Firenze, ci siamo integrati in un percorso regionale che è quella forza della nostra scuola, effettivamente, vale a dire la creazione di un percorso regionale unificato con tutte le figure che partecipano a quella che è la trasformazione di genere, e non parlo soltanto chirurgica, ma a 360 gradi, da quella giuridica all'aspetto endocrinologico, psicologico, psichiatrico e quant'altro. Quindi la Regione Toscana ha dato grossa disponibilità e grossi fondi, e ad oggi siamo in grado appunto di garantire, come diceva Girolamo, un altissimo numero di interventi, sicuramente oltre 60-70 anni, ed è sicuramente una... siamo ampiamente sopra qualsiasi altra scuola italiana in questo momento, per quanto ovviamente di giovane nascita non ci vogliamo neanche mettere a paragone con chi ha iniziato in tempi ovviamente non sospetti. Noi facciamo, come ha detto Girolamo, tutti i tipi di interventi, non ci siamo mai addentrati su quanto fare delle falloplastiche con lembo libero, questo perché non abbiamo ancora, oltre alle conoscenze, probabilmente l'impalcatura ospedaliera per gestire questo tipo di pazienti, al netto che poi, almeno personalmente, più che andiamo avanti, più che vediamo che le tecniche semplici che danno i risultati migliori sono poi anche quelle più apprezzate da parte dei pazienti. Questo magari poi ne parleremo durante quest'oretta insieme. Ecco, visto che parlavate di tipo di interventi che eseguite, magari potrebbe essere interessante scendere un attimo nel dettaglio e spiegare quali sono le tipologie di interventi che fate, laddove giustamente la parola tutti li raggruppa e li riassume, però effettivamente magari può essere di interesse anche per chi ci ascolta capire un pochino di più, quindi magari scendere nello specifico, non so, falloplastica, metoidoplastica, piuttosto che tutti quelli che sono gli interventi che eseguite. Ok, allora, se parliamo di interventi F2M, la nostra, diciamo, la nostra politica è quella di adottare delle tecniche ovviamente in cui abbiamo maggior dimestichezza, e ovviamente sono tecniche anche relativamente più semplici, perché la tecnica sia di falloplastica brachiale sia di falloplastica
con la lembo di coscia sia con la faloplastica con lembo dorsale necessitano diciamo di una di un apprendimento diverso di un approccio con altre tecniche che magari noi al momento spero poi in futuro i più giovani potranno anche avvalersi di queste tecniche tipo la microchirurgia. La microchirurgia noi come scuola e come in preparazione urologica come in questa scuola non l'abbiamo fatta, quindi ecco che appoggiandoci poi nel nostro gruppo abbiamo alcune figure tipo il chirurgo plastico, con la collaborazione di questi potremmo iniziare un training di microchirurgia dove appunto il chirurgo plastico l'ha fatta padrone, diciamo, nei confronti se paragoniamo le due esperienze professionali. Quindi quello che noi siamo in grado di fare con una certa dimestichezza è il lembo addominale, il lembo di Pryor, e praticamente in questi casi noi non facciamo al momento una neo-uretra, ma il paziente viene ovviamente indichiamo i vari pro e contro e quelli che noi saremmo in grado di poter fare, lasciamo preferibilmente l'uretra nativa, mentre in questa faloplastica che a nostro avviso dà comunque delle ottimi risultati anche dal punto di vista estetico e anche funzionale se poi verrà armato diciamo questo neofallo con un impianto protesico. Si può anche applicare una neouretra un secondo tempo, però anche qui necessiterebbe di un lembo libero e una microchirurgia che almeno nella mia esperienza momentaneamente non è fattibile. Quindi io lasciamo pure la tecnica maschile e la metodo qua. Sì, allora giustamente mi riallaccio a quella che ha detto Girolamo. Noi offriamo sempre al paziente quello che noi ci sentiamo di garantire come l'intervento più sicuro. In effetti noi non abbiamo un'impalcatura per offrire lembi liberi nel senso non solo di tecnica nostra ma anche come post-operatorio che è estremamente più lungo, e poi ricordo che questi tipi di chirurgie si fanno in pazienti sani, in pazienti giovani. In effetti quando un paziente come a volte viene dopo una certa età non sono sicuramente le prime scelte. Per quanto riguarda la metodoplastica ci siamo avvicinati anche noi nell'ultimo anno e mezzo. La metodoplastica è un tipo di tecnica che prevede semplicemente l'allungamento del clitoride con la sola finalità estetica e con la forte volontà del paziente di urinare in stazione eretta senza alcuna velleità diciamo dei rapporti sessuali, perché per quanto, e poi se ne parlerà, si possa armare anche la metodoplastica con delle protesi, in effetti si tratta comunque di un micropene che si orienta intorno ai 3-4 centimetri. Comunque anche questo è un qualcosa che a volte i pazienti richiedono, perché urinare in piedi è per alcuni di questi molto più importante che qualsiasi altro aspetto, fosse anche quello sessuale. Passando all'altro tipo di intervento, mi riallaccio a quello che diceva Girolamo. Noi offriamo, io personalmente a Firenze offro semplicemente il classico intervento che è la penoscroto vaginoplastica, che è vale a dire la derivazione di una neovagina, di un neointroito, di un neoclitoride, derivando tutto da quello che è il glande. È l'intervento più standardizzato, è l'intervento per elezione di mostri sacri, tra virgolette, come Pulitzer-Fisher e tanti altri, che dà veramente degli ottimi risultati, soprattutto appunto nelle ragazze giovani, ma non solo. A differenza degli altri tipi di interventi, vale a dire nel female to male, si tratta di un single stage, vale a dire in un unico intervento la paziente asporta i genitali esterni maschili e ricostruisce i genitali esterni e interni, inteso come chiaramente il canale vaginale, in un singolo intervento. Tuttavia non ci fermiamo a questo, perché invece la scuola pisana ha anche un altro tipo di intervento e ne parla sicuramente Girolamo meglio di me. Dunque, sempre nella chirurgia M2F, l'altro tipo di intervento che siamo in grado di fare, grazie ovviamente alla collaborazione con la nostra chirurgia generale, il direttore della scuola di chirurgia colorettale, è la colon vaginoplastica. Penso che
in Italia non ci siano altri centri che adottino questo tipo di tecnica, e ovviamente è una tecnica che viene riservata in casi particolari, non è la prima tecnica che noi usiamo, proprio perché, come diceva Andrea, sono soggetti giovani in buona salute, quindi quando i genitali all'esame obiettivo hanno le dimensioni genitali presi nativi, hanno delle dimensioni accettabili, consigliamo sempre la scrotovaginoplastica. In casi in cui abbiamo un'ipoplasia dei genitali o in casi in cui il paziente sia molto molto motivato ad avere una profondità neovaginale superiore a quella che noi possiamo offrire di 12 cm, ma superiore vogliono 15 cm, 13, ovviamente, e sono molto motivati, richiedono la colonvaginoplastica. Oppure pratichiamo la colonvaginoplastica nei casi in cui abbiamo, per vari motivi, un'atresia o una cicatrizzazione del fondo neovaginale, o in nostri interventi, o in pazienti che molto spesso ci vengono da altri centri dove hanno avuto appunto questa complicanza, che è una delle maggiori complicanze e più frequenti da poter incontrare. Appunto in questi casi la colonvaginoplastica è una tecnica che dà ottimi risultati. Ovviamente non è scevra da rischi, perché necessita di una tecnica laparoscopica, che noi facciamo laparoscopica, quindi ci vuole una discreta manualità. Quello che noi potremmo pensare anche per il futuro è eventualmente di usare, sempre per via laparoscopica con la collaborazione del chirurgo addominale, dei lembi peritoneali, specialmente in soggetti giovani, in cui hanno già una profondità neovaginale, non dico accettabile, ma comunque un poca cicatrizzazione, ma comunque non adatta per raggiungere, non più presente la profondità di 10-12 cm, ma ridotta a 7-8, quando non è molto lunga la cicatrizzazione, non è molto chiusa la neovagina, in soggetti giovani, invece che prendere l'intestino, potremmo cominciare a pensare a prendere delle embri peritoneali, in modo da creare soltanto il cul-de-sac senza discorrere dall'intestino. Queste sono, diciamo, quello che noi ci presumiamo, abbiamo siamo in futuro la prerogativa di poter attuare. Chiaro. E volendo parlare un attimo specificamente di falloplastica adesso, voi eseguite anche correzioni di falloplastiche? Fate interventi anche su interventi già fatti? Cioè noi abbiamo avuto esperienza di pazienti con complicanze su nostri stessi pazienti, per esempio tra le più comuni perdite di falli, successo quindi perdita parziale o totale di un fallo, o viceversa mal cicatrizzazione, oppure scorretto posizionamento del fallo, in quanto come tutte le chirurgie ricostruttive ci può essere poi una mal cicatrizzazione che porta a una dislocazione, quindi a un mal posizionamento del fallo, oppure chiaramente interventi fatti in altri centri che hanno avuto una complicanza che scansioviamoci, tutti i pazienti che vanno incontro a falloplastica di qualsiasi tipo sperimentano a vario tipo, nel 30-45%, complicanze di vario genere, da naturalmente le più semplici come cicatrici ipertrofiche fino a vere e proprie perdite del fallo. Quindi sicuramente una delle prime cose a cui abbiamo dovuto affrontare sono state appunto come rimediare alle complicanze, quindi sicuramente sì. Ricordando anche un altro aspetto, il minimo di passaggi di questi interventi sono 3, cioè ogni paziente subisce 3 interventi, il primo per la creazione del fallo, il secondo per la creazione di glande scroto e il terzo per il posizionamento delle protesi. Fa eccezione la metoidoplastica, in cui solitamente sono soltanto 2 gli interventi, vale a dire la creazione di fallo e scroto e poi il posizionamento delle protesi testicolari, però mediamente sono 3 gli interventi, e ognuno di questi interventi è gravato da complicanze, è gravato da infezioni ed è gravato da tutta una serie di possibili ovviamente pericoli che il paziente deve accettare e che deve essere molto molto motivato e molto molto cosciente. Mi riallaccio soltanto a una cosa che ha detto Girolamo, che noi non offriamo per esempio nel male to female la colon vaginoplastica come primo intervento,
questo in pochi lo dicano, ma comunque a prescindere da tutto è un intervento gravato dal 4% di mortalità. Mortalità, ed è un ed è riportato in letteratura. I pazienti vengono molto spediti a fare gli interventi perché mirano al risultato, cioè bypassano completamente quello che è l'aspetto dell'intervento del postoperatore e vedono il risultato. Purtroppo non è per tutti così, sia perché i pazienti non hanno le solite caratteristiche anatomiche, sia perché purtroppo a volte ci si mette di mezzo fattori imprescindibili che possono complicare l'intervento. Certo, sì, sì, questo che purtroppo possono poi sempre accadere. E voi fate poi anche, già avete detto che tendenzialmente preferite non allungare l'uretra, ma nel caso un paziente ve lo richiedesse specificamente per qualunque suo motivo che personale più svariato, sono tipo di interventi che eventualmente prendete in considerazione, le fate o... No, ora parli di allungare l'uretra, però... cioè, l'uretra di solito viene costruita, chi si occupa di neofallo con uretra contemporaneamente, l'uretra viene costruita della stessa lunghezza del neofallo. Certo, quindi certo. Non c'è poi un accorciamento dell'uretra, noi non facciamo questo. Eventualmente possiamo ritoccare un'uretra quando in un... quando abbiamo una ricostruzione del clitoride, una metodo plastica in cui l'uretra molte volte per apicalizzare poi il neomeato si ha una ipospatizzazione del meato stesso e allora la ricanalizziamo. Questo potrebbe essere l'unico intervento in cui io a mio avviso parlerei di riallungamento dell'uretra, ma in metodo plastica. In un pen neofallo non abbiamo esperienza, io almeno di questo tipo. No, giusto appunto, come vi ho detto, noi non l'uretra la ricostruiamo soltanto in corso di metodo plastico utilizzando la musa buccale o in altri casi utilizziamo la cute prepuziale, ma nell'ambito delle falloplastiche vere e proprie noi non proponiamo al paziente la neouretra in alcuna circostanza, questo perché, ripeto, non come scuola al momento... facciamo un passo indietro, nel senso che non ci crediamo abbastanza da perché bisogna sempre ricordarsi una cosa, i pazienti che fanno questo tipo di intervento sono giovani, hanno un'aspettativa di vita sicuramente sopra i 40 anni la maggior parte, e anzi un'ottima parte superiore ai 50-55. Quando si va a ricostruire ovviamente un'uretra non si fa con un tessuto, non si fa con la mucosa buccale, ma si fa con cute, solitamente con cute normale. E quindi chi si occupa di questo tipo di interventi, Christopher Nim di per sé, sanno che poi i pazienti diventano pazienti molto abituali in cui ci sono necessità di revisioni uretrali veramente regolari. Al momento non ci sentiamo di offrirle, sicuramente per inesperienza. Per rispondere alla tua domanda, Daniela. Chiaro, chiaro. No, beh, era giusto anche per far capire appunto a chi ci ascolta se effettivamente... esistesse questa possibilità qua, tutto sommato esiste, ma per noi diciamo non vale ancora la pena. Chiaro. Nel senso che poi condividendo con voi alcune esperienze, diciamo alcune di queste risposte, molte di queste risposte le conosco, bisogna però in qualche modo far sì che siano chiare anche a chi ci sta seguendo, per cui anche perché alcuni possono aver ricevuto anche una falloplastica fatta, eseguita in un centro diverso e magari possono, non so, voi ad esempio eseguite interventi o reinterventi anche da pazienti che provengono da altri centri che sono già stati trattati in precedenza eventualmente? Sì. Quali revisioni degli interventi stessi? O... No, prevalentemente, come dicevo prima, vengono alcuni abbastanza pazienti che hanno problematiche, semplicemente M2F, in cui o hanno inestetismi o hanno alterata profondità, cioè perdita della profondità neovaginale. Quindi, sapendo che facciamo la colombaginoplastica, la maggior parte delle richieste di reintervento in M2F è la chiusura cicatriziale della neovagina.
Okay. Alcune volte siamo reintervenuti per un'ipertrofia del bulbo uretrale, diciamo per una, aver lasciato in sede un bulbo uretrale ipertrofico congenitamente di dimensioni superiori alla norma. In questo caso, in alcuni momenti, durante l'eccitazione di questi soggetti, gonfia, diventa turgido al punto da precludere l'entroito nella neovagina. Quindi abbiamo fatto revisioni anche sull'uretra, in questo caso spatolando e riducendo il volume del bulbo uretrale. Reinterventi di scuffaloplastiche, diciamo che ci è capitato, abbiamo un programma, un paziente che dovrà essere protesizzato su un vecchio, diciamo, tra virgolette, intervento di ricostruzione con blembo brachiale fatto in Svizzera, mi pare, anni e anni fa, e addirittura portatore di una pseudoprotesi con cartilagine costale, addirittura che dovrà essere rimossa e sostituita con un impianto protesico. Ritocchi di neofalli, no, diciamo, uno è questo, altri tipi di ritocchi o reinterventi ci vengono richiesti sulle M12. Chiaro. Stavi accennando adesso alla parola protesica. Magari può essere di interesse per chi ci sta seguendo anche scendere un attimo nel dettaglio di quella che, se avete piacere ovviamente voi, di quella che è la vostra esperienza con la protesica in genere, con la nostra protesica nello specifico, qual è la vostra impressione? Parlo di quella in genere. Noi, sia io che Girolamo, ma tutti i chirurghi, siamo nati con appunto la tecnica che era stata messa in campo dalla scuola del professor Ralph e da Rado Cilinovic, vale a dire con la modificazione delle protesi che normalmente vengono inserite nel maschio biologico, che per, diciamo, gli inesperti si compongono di due tipi di protesi differenti: le protesi semirigide, che sono banalmente due cilindri da inserire all'interno del pene del paziente, o in alternativa le protesi gonfiabili. Le protesi gonfiabili prevedevano l'asportazione di uno dei due cilindri, perché nel pene biologico ci sono due cilindri che, anche riempiendosi di sangue, portano all'erezione, esattamente quella che fai vedere tu, Danilo. La protesi doveva essere modificata andando ad asportare uno dei due cilindri e mantenendone semplicemente uno solo, che veniva appunto inserito all'interno del fallo. La pompetta, che sta nella parte bassa dello schermo, si allocava nel neoscroto del paziente. Questo tipo di protesi ha due grossi difetti, almeno tutti lo sappiamo. Innanzitutto i costi, che ovviamente sono tante volte inaccettabili o impossibili da pagare sia per le aziende che per i pazienti, a maggior ragione perché, modificandosi, poi chiaramente hanno una durata di vita solitamente inferiore alle protesi normali, che vanno dai 10 ai 12 anni. Nei neofalli in generale durano molto meno, tra i 6 e gli 8. La seconda cosa è che non sono studiate ovviamente per il neofallo, di conseguenza prevedevano un'ulteriore modificazione con l'apposizione di un materiale specifico sopra per evitarne il decubito e l'infezione, che anche lì ricordo che nel maggior centro europeo, che è quello del professor David Ralph, che mette questo tipo di protesi, in ogni caso fino al 30-35% dei pazienti venuti bene, non pazienti con complicanze, fino al 30% dei pazienti ha una infezione di questo tipo di protesi, con la necessità di asportarlo, quindi la necessità di un intervento, un accorciamento solitamente del pene e la necessità di un reintervento per metterlo. Quindi la risposta è: sono protesi che vengono modificate per essere inserite, con tutti i limiti ovviamente di una chirurgia arrabattata, tra virgolette, per tentare di adattarle. Ok, quindi noi, diciamo, come filosofia, dal momento che non facciamo una neouretra, dal momento che, appunto, come diceva Andrea, dovremmo adattare il tipo di protesi al paziente, perché se non mettiamo due cilindri, perché in cranio non c'è spazio, mettiamo solo un cilindro, dobbiamo costruire sul banco un certo tipo di dispositivo che non nasce così, ma viene adattato,
con un cappuccio appunto di Draco all'apice e uno alla, certo, in fondo sul traduttore. Insomma, è una tecnica che necessita anche appunto di una, diciamo, di una ingegneristica improvvisata, se vogliamo. Quindi noi ultimamente ci siamo abbiamo adottato preferibilmente le protesi monocomponenti in silicone, perché a nostro avviso, sia come semplicità sia come adattabilità, sono appunto idonee e sono quasi nate proprio per questi tipi di progetti. Logicamente in questi casi chi vuole una protesi gonfiabile, il gold standard sarebbe quel tipo di protesi idraulica monocomponente, che insomma siamo forse è già sperimentata, è già, noi non l'abbiamo ancora inserito, però ecco, penso che per i nostri tipi di interventi, per le nostre tecniche che noi adottiamo, la migliore è la monocomponente, più semplice è, meno possibilità di reinterventi, di infezioni, andare incontro al paziente, quindi dalla parte versatilità e semplicità di impianto, per noi sarebbe il gold standard. Ecco. Chiaro. E nello specifico, voi avete, diciamo, avete già una casistica ovviamente di protesica da diverso tempo. Recentemente avete approcciato anche la nostra. Avete piacere di raccontare una vostra impressione sulla protesica, inteso come avete tratto dei benefici? Voi prima entrambi dicevate la protesi maschile monocomponente, che poi è questa, non nasce per essere utilizzato in un paziente trans, è stata sviluppata una protesi con delle modifiche fatte apposta per far sì che offrisse una qualità di un certo tipo. E, avete piacere di, non so, raccontare una vostra impressione, di dire quello che effettivamente pensate? Dunque, non abbiamo un'ampia casistica su questo tipo di interventi, abbiamo un certo numero di pazienti F2M trattati con paloplastica con l'embo addominale. Di questi abbiamo iniziato a impiantare protesi, in alcuni abbiamo impiantato monesi tricomponenti adattate. Ovviamente abbiamo fatto richiesta alla nostra azienda, e la nostra azienda ce l'ha supportata, un tot di numero di protesi della vostra ditta, monocomponenti, adattate, cioè nate apposta per il paziente transessuale. Ovviamente in questo ho molto, diciamo, favorito la richiesta, ho spinto che la richiesta venisse accettata da parte dell'azienda, perché in effetti come versatilità, come rapidità, modalità di impianto, come rapidità e come risultati sono accettabilissime. Sono nella nostra casistica, abbiamo messo 7 pazienti, abbiamo avuto buoni risultati. Ecco, questo sì. Ovviamente certo, non siamo in grado di poter dire quali saranno, certo, il futuro. Beh, è piccola la casistica, però se noi paragoniamo rapidità di impianto, semplicità e con risultati, ecco, mi sembra che siamo sulla strada giusta per quanto riguarda la prova. Siccome prego. No, per quanto mi riguarda, appunto, chiaramente esattamente come dice Girono, la vedo dal punto di vista chirurgico e dal punto di vista del paziente. Dal punto di vista chirurgico nostro, che ripeto, qualsiasi tecnologia che ci porta a facilitarci la vita è sempre ben accetta, nel senso che questa protesi è già montata, quindi noi abbiamo la necessità soltanto di adattarne la lunghezza al fallo del paziente, e permette appunto di essere impiantata veramente in pochissimi minuti. Un impianto medio di una protesi di questo genere dura tra i 30 e i 45 minuti, a differenza dell'ora e mezza rispetto alle altre. Questo si traduce poi in una sicurezza da un punto di vista infettivo, perché chiaramente meno la protesi sta fuori dalla confezione e fuori dal corpo del paziente, meglio è. Dal punto di vista del paziente abbiamo notato veramente il vantaggio, essendo una protesi adattata, quindi con un bottone nella parte apicale, nella parte del glande, permette di avere meno baculazione di quella che è l'apice del glande del paziente, e meno basculazione del fallo in generale, in quanto viene la placchetta che è alla base di quella protesi che hai fatto vedere della semirigida,
permette di stabilizzare molto di più il fallo. Quindi sotto questo punto di vista, esatto, sicuramente è stato per noi vantaggioso uno strumento del genere. Chiaro, chiaro. Ecco, un aspetto che magari può essere di interesse anche per chi ci segue è se voi in qualche modo accettate eventualmente di pazienti provenienti da altri centri con falloplastica già realizzate che magari fossero interessati a procedere con lo step successivo per l'impianto della protesica stessa. Allora, noi ovviamente lavoriamo in un centro pubblico, quindi la scelta del paziente non dipende da noi, nel senso il paziente può prenotare nei nostri centri quando vuole. Qualsiasi sia la procedura, in caso naturalmente ci sia l'indicazione, noi chiaramente siamo ben accetti. Se ci ascolta qualche paziente, sia chiaro un discorso: tutti i chirurghi che in Italia fanno questo genere di procedura, siamo in una rete molto ben oleata, siamo amici, siamo colleghi, quindi ci scambiamo informazioni e quant'altro. Quindi il vero vantaggio nostro, la bontà delle nostre regioni e dei nostri ospedali, è che noi abbiamo attualmente la potenza economica per acquistare questo genere di protesi, e magari altri colleghi che assolutamente c'è solo la pecca economica e non hanno la possibilità di farlo, quindi è obbligo per loro venire da noi, anzi che lo chiedano pure ai loro chirurghi, perché saranno sicuramente loro ad indicare il nostro centro per ovvie cose. Speriamo che questo cambi e che tutti i centri poi riescano a impiantare le protesi. Sì, ha fatto bene Andrea a sottolineare questa cosa, perché c'è una massima armonia fra tutte le scuole italiane che si occupano di questa chirurgia. Non escludo, sono casi in cui i colleghi di altri centri mi chiamano, dice: è un paziente della tua zona, per comodità seguilo te, oppure problematiche più o meno importanti e vengono gestite più facilmente da te che sei in zona, e io altrettanto rimando ai colleghi. Quindi siamo in pochi, ma siamo molto molto affiatati e collaboriamo sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista pratico. Quindi queste penso che siano delle cose principali che Andrea ha sottolineato, ma è molto importante in questo tipo di chirurgia. Sì, in realtà io devo chiedervi scusa, perché la domanda era mal posta, nel senso che era incompleta. Ho dato per scontato una cosa e non è corretto darla per scontato. Quando parlavo di pazienti provenienti da altri centri, intendevo, considerate che su questo blog, su questo Facebook, su questa pagina Facebook ci seguono pazienti da tutto il mondo, per cui è capace che possano arrivare richieste da pazienti da paesi stranieri. Mi chiedevo se in qualche modo voi aveste la possibilità di gestire questa tipologia di pazienti. Certo, noi abbiamo la possibilità di gestirli, ovviamente compatibilmente con quelle che sono le direttive aziendali, con quelle che sono le direttive regionali più che altro, e nazionali. Per quanto riguarda, come diceva Andrea, per fortuna, e purtroppo per altri centri, per fortuna nel nostro centro abbiamo una regione che ci sta aiutando onestamente in questo tipo di progetti, e ci passa appunto un tot, ovviamente entro certi limiti, di spesa per questo tipo di chirurgia, quindi anche non solo per accettare il paziente perché venga fatto l'intervento, ma anche poi per poterlo completare con la richiesta di impianti protesici entro certi limiti, ovviamente, cioè, rispettando ovviamente quelle che sono le priorità di altre patologie, andando su canali completamente diversi. Chiaro, chiaro, chiaro. E direi che... Guarda, mi riallaccio un secondo, scusami, mentre prego. Poi c'è altre domande. Questo discorso che ci hai fatto la domanda, in realtà per me non era mal posta, anzi era molto importante dirlo, perché purtroppo noi assistiamo delle volte a pazienti che ci arrivano lamentandosi del trattamento ricevuto in altri centri, piuttosto che della lista di attesa troppo lunga in altri centri, piuttosto che di tante cose. Io questo mi fa molto innervosire, sono onesto, per chi ti ascolta non voglio nemmeno nasconderlo sinceramente, perché è una fatica enorme gestire questa patologia, e sottolineo patologia, perché per tutti i pazienti che ci ascoltano, che credono di non essere malati,
vi prego di rivolgersi ad altri centri, perché vi voglio ricordare che un intervento chirurgico, soprattutto se rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale, prevede una patologia di base. Quindi è molto molto faticoso, soprattutto combattere con le istituzioni, combattere cercando di avere spazio operatorio su patologie benigne, dolorose o oncologiche che logicamente noi trattiamo. Quindi ci deve essere da parte dei pazienti e delle associazioni dei pazienti molta tolleranza se certe volte ci sono ritardi, se certe volte c'è da aspettare, se certe volte c'è un po' una macchinosità di tutto questo sistema, perché vi posso garantire che se non ci fosse sarebbe molto molto peggio, e noi siamo assolutamente disposti a fare tutto e di più per risolvere con calma. Scusaci, tenevo a dirlo perché è un argomento sempre caldo. No, no, beh, capisco. Una curiosità che potrebbe provenire dalle persone che ci stanno seguendo. Voi eventualmente eseguireste anche espianti di protesica concepita per pazienti CIS, diciamo, e per poi procedere con un impianto di protesica dedicata, sempre ovviamente in questo caso trans, anche, diciamo, ripeto, pazienti che magari si presentano appunto con già l'impianto per qualunque motivo vi richiedano o si lamentino del malfunzionamento, sono cose che a voi succedono, le gestite, le fate? Cioè, sì, ovviamente cioè, noi andiamo dietro rispettando gli step, ovviamente, che sono da rispettare, certo. Quindi le tempistiche. Se il paziente ha un problema, a quel punto lì possiamo suggerire quello che per lui, secondo noi, sarebbe un intervento riparativo o migliorativo. Se il paziente ha un impianto funzionante di cui è soddisfatto, ci fermiamo, ecco. Chiaro, in caso di malfunzionamento, revisione per una problematica, certo, di distrofia tessutale con i dovuti tempi di attesa per la ricostruzione del tessuto sano, ovviamente sì. Questo è un aspetto importante, nel senso, bisogna distinguere molto la componente della sanità pubblica dalla sanità privata. Questo è veramente importante, perché la sanità pubblica prevede che ci debba essere una patologia alla base. Quindi se un paziente si presenta, come diceva Girolamo, con un impianto funzionante e perfettamente posizionato, non ci sono in alcun modo gli estremi per andare a intervenire, anche se il paziente gradirebbe un qualcos'altro. Chiaro, chiaro. La sanità privata permette di fare tutto quello che il paziente desidera o che il medico vuole, però sono due canali separati e è bene capirlo. Al netto di questo, per noi togliere un impianto e mettere un altro è molto più facile che mettere un impianto naivo, perché chiaramente c'è già lo spazio, c'è già tutto. Quindi sì, è possibile naturalmente. Chiaro, chiaro, chiaro. Nella fase, allora, passando un attimo alla vaginoplastica, non avete, ad esempio, accennato a, ma giusto perché conoscendo i dettagli un pochino, di come mantenete pervia la cavità, la neocavità, la neovagina. Voi avete esperienza con i dilatatori vaginali, che sono questi? Li conoscete? Cosa ne pensate? Dunque, non questi nello specifico, in generale. Abbiamo adottato... Come gestite i pazienti nella fase successiva all'intervento? Dunque, all'inizio abbiamo adottato questi tipi di tutori neovaginali. Sì. E onestamente devo dire questo, che noi manteniamo il tutore neovaginale, un tutore neovaginale, okay, per i primi 4 giorni, perché nei primi 4 giorni, se non ci sono sanguinamenti o particolari, la ferita non è sporca, la medicazione non è sporca, lasciamo la paziente con la prima medicazione fatta in sala operatoria. Abbiamo esperienza di questi tutori, ottimi se vogliamo, però hanno un costo non indifferente, quindi è un ulteriore costo che grava sulle, diciamo che il costo dell'intervento di assegnazione chirurgica in F2F non è un intervento chirurgico che varia dalle 3 ore e mezza alle 5 ore, 4 ore e mezzo,
parlo di non scrotovagina pratica. E non ci sono grossi colpi perché il materiale, diciamo, non ce n'è, è un materiale di routine. Non usiamo ultracisio, non usiamo particolari strumenti. Abbiamo escluso da questo anche questo tipo di tutore perché adottiamo soltanto una lunghetta di gaza che si usa in ginecologia e con quella tamponiamo la cavità per i primi giorni. Nei giorni successivi, quando abbiamo poi risolto il problema, insegniamo alla paziente una auto, diciamo, dilatazione con tutori neoordinali che di solito la paziente porta già all'ingresso in ospedale. Quindi può essere un presidio adatto, però diciamo anche usato nei primi tempi ha un costo che forse non giustifica il risultato. Possiamo ovviare a questo con altri tipi di tutori o presidi. Sì. Chiaro. Appunto, noi siamo purtroppo vincolati all'aspetto della spesa sanitaria, questo è in effetti, cioè chiaramente quei tutori lì hanno i veri due vantaggi, sono che possiamo moderare la pressione sulle pareti, secondo appunto gonfiando il palloncino stesso del tutore, e poi sono dotati di drenaggio, quindi chiaramente i vantaggi sono quelli, però in effetti noi facciamo anche senza. Ecco, non abbiamo trovato molti benefici, ecco, per queste caratteristiche il beneficio in confronto di un costo non è, anche il drenaggio, addirittura non lo mettiamo nemmeno un drenaggio, una volta mettiamo un vacuum in qualità, non mettiamo nemmeno quello, se si fa una compressione adatta in linea di massima è sufficiente. Ok. Capita a volte che veniamo contattati anche da associazioni di pazienti. Nel caso potremmo mettervi in contatto con loro, è una disponibilità che ci date, perché ripeto, questo blog e questa pagina Facebook è seguita da diversi pazienti, da tanti pazienti a livello mondiale, e spesso dalle stesse associazioni, per cui magari riceviamo contatti anche da loro, e mi chiedevo se effettivamente c'era questa disponibilità da parte vostra. Volentierissimo, certo. Certo. Perfetto. Diciamo che per quello che erano le domande che avevamo in mente, che avevo in mente, queste sono. Se c'è qualcuno dal pubblico che ha piacere di fare qualche domanda, può scriverla direttamente, può farmela avere in modo tale che io la possa girare ai nostri ospiti. Laddove comunque considerate, giusto anche per vostra informazione, che il video rimane registrato poi su Facebook, per cui laddove ricevessimo domande anche in futuro magari ve le giriamo, ve le facciamo avere o... Sì, a noi ci fa piacerissimo. Quello che volevamo stressare è che giusto appunto ormai abbiamo veramente diverse esperienze di questo genere di interventi, ma non soltanto noi, come due scuole, ma ormai la scuola di Trieste, figuriamoci, è stata prima, la scuola di Torino, Bari, veramente siamo diversi in Italia. Quindi quello che a noi un po' a volte fa specie è quando tanti pazienti italiani si rivolgono per gli interventi o per la gestione della condizione in centri esteri e sollecitati probabilmente dalla rapidità dell'intervento a costi, perché lì si tratta di costi probabilmente perché non c'è una sanità nazionale, a costi magari tenuti quando tu ci sono complicanze e una serie di problematiche che non sono sempre facili. Quindi ai pazienti che eventualmente vedranno questo video si deve sempre dare una cosa: le cose facili e rapide non per forza, anzi in una percentuale magari sicuramente inferiore, non sono necessariamente le più giuste e le migliori. Questo quindi l'intervento, se non viene bene alla prima, è tutto un recupero che poi porta sempre a risultati che non sono mai soddisfacenti né per il chirurgo né soprattutto per il paziente. Chiaro.
Chiaro. Un'altra cosa che volevo sottolineare è che alcune volte ci arrivano delle richieste da parte di pazienti o di legali di pazienti in cui ci chiedono se per piacere possiamo fare dei certificati in cui diciamo che non siamo in grado di eseguire l'intervento qui, quindi loro potrebbero essere all'estero, oppure che la nostra lista d'attesa è lunga. E il fatto che ovviamente se non siamo in grado di poter fare l'intervento, volentieri, però noi abbiamo fatto tanti sacrifici per arrivare a questo livello. Abbiamo a livello nazionale le scuole che un pochino supportano tutto quello che è lo scibile in questo tipo di chirurgia, quindi se non siamo in grado li appoggeriamo volentieri agli amici di altre scuole italiane, ma se c'è una lista d'attesa lunga nel nostro gruppo, come sì, no, altri, non dipende da voi, è dovuto al fatto che abbiamo forse lavorato anche in una certa maniera. Quindi non posso dire che siccome qui in Italia aspettano 2 anni, vi potete rivolgere adesso. Io posso dire che la paziente è stata inserita, o il paziente è stato inserito in questa data, appena possibile verrà fatto. Questo sì, ecco. Quanto è attualmente? Già che parli non possiamo mai andare incontro ai pazienti, ma non vogliamo quello che è il nostro lavoro. Abbiamo faticato tanto per arrivare a questo punto. Io voglio sottolineare, come dice Andrea, 2 scuole toscane. La scuola toscana è unica. Diciamo, Pisa e Firenze, diciamo che al solito tetto, quindi domani dovrebbe essere questa la scuola toscana. Chiaro. Già che parlavi di tempi di attesa, quali sono attualmente più o meno indicativamente i tempi di attesa? Dunque, noi fai conto che noi abbiamo all'atto pratico, prima del lockdown che c'è stato per il Covid, avevamo 4 interventi mese, cosa che non ha nessuna scuola italiana. Okay. Per quanto riguarda, e più veniva, era già in posizione di darci il 5° step, diciamo, il 5° blog per quanto riguarda la colonna vaginoplastica. Quindi una colonna vaginoplastica al mese e 4 interventi di chirurgia M2F o F2. Più Firenze, in cui a Firenze del momento delle sedute. Quindi in Italia siamo il centro che come numero di interventi hanno è, diciamo, al top. Con questa chiusura non siamo ancora ripartiti, quindi avevamo una lista d'attesa di 1 anno e mezzo, 2, ora ci siamo fermati a febbraio, quindi ricominceremo spero a ottobre, quindi lo dico per tutti coloro che scrivono quando si può fare, non prima di ottobre, e ripartiremo da dove ci siamo fermati, quindi a quell'anno e mezzo, 2 che si aggiungeranno per 4, 5, 6 mesi di chiusura. Chiaro. Poi la lista d'attesa, ricordiamoci, logicamente si parla di interventi di nuovo, chiaramente per tutte le urgenze, per tutti i problemi, lì chiaramente siamo sì, sempre... Chiaro. Come per eventuali interventi di minima o ritocchi nostri o di altri centri, è diverso, perché un conto è fare un intervento da mezz'ora, 3/4 d'ora, un'ora, in cui allora uno può passare avanti alla lista, ma non è che passa avanti alla lista perché è raccomandato, perché ha fatto una visita privata. Questo, vediamoci dalla testa queste cose, perché è una cosa che veramente è sgradevole. Cioè, il paziente viene visitato in un ambiente ospedaliero, è sua libera scelta se venga visitato in ambiente privato. Chi è stato visitato in ambiente privato ha le stesse liste d'attesa dell'altro, quindi non è che perché uno fa la visita privata passa avanti alla lista, assolutamente no. Quindi è una cosa, se passa avanti alla lista qualcuno è perché facciamo in una seduta facciamo 3 piccoli interventi che non ha senso di mandare a 2 anni. Ecco, questo volevo dire, questo chiaro. Sì, è sempre utile fare, soprattutto se questo video sarà visto dai pazienti, è sempre utile, perché a noi fa molta specie quando la lista di attesa tutto l'anno, poi arriviamo a luglio, chiamiamo i pazienti e magicamente per trovare un paziente che si vuole operare tra luglio ed agosto è sempre un'impresa titanica, non troviamo mai perché hanno sempre giustamente i loro impegni prenotati o prenotabili, quindi anche lì lo vogliamo stressare, è un intervento gratuito, completamente rimborsato, completamente coperto dal Sistema Sanitario Nazionale. Ci sono delle cose che sono diritti del paziente, quindi l'intervento e le perfette cure,
c'è qualcosa che non è diritto del paziente, vale a dire la scelta della data dell'intervento. Anche questa è una cosa importante da stressare. Direi una domanda mi viene in mente. Intanto, come possono contattarvi direttamente eventualmente? E poi, come possono che criterio dovrebbero scegliere? Pisa o Firenze? Nel senso, guarda, non c'è un criterio, questo rispondo io. Voi collaborate, quindi voglio dire, non è... Si sente male. Non c'è criterio. Allora, per la scelta, per contattare, ci sono i CUP metropolitani con cui possono prenotare a Pisa, a Firenze, ci sono delle liste dedicate, DIG, insomma, per il transessualismo, c'è un ambulatorio apposta, quindi per chi vuole prenotare ovviamente lo può fare. Chi chiaramente vuole andare direttamente dallo specialista può prenotare ovviamente direttamente con il chirurgo o piuttosto con gli altri specialisti. Per quanto riguarda invece l'aspetto chirurgico, Pisa e Firenze, come ha detto Girolamo, è il solito tetto e l'equipe si muove in un ospedale o nell'altro. Quindi il solo criterio è dove vengono assegnate, cosa che tra l'altro non ha scelta il paziente, perché il paziente può essere chiamato a Pisa o a Firenze a prescindere da dove viene inserito. Quindi stiano tranquilli che l'equipe rimane sempre la stessa. Vi ho fatto questa domanda apposta perché io ovviamente so che collaborate e l'equipe che si sposta da una parte e dall'altra, però magari anche per farlo capire, nel senso che poi i pazienti potrebbero potenzialmente sentirsi in difficoltà e dire sì, ma io da chi vado, cosa faccio? Nello specifico poi l'equipe siete, lavorate assieme come equipe appunto. Sì, alcuni ci hanno chiesto, ma se mi mettono in lista a Firenze mi fa prima? No, assolutamente no, perché la lista è unica e vengono aggiunti mano a mano, sia che vengono visitati a Pisa in Intramenia o in Estramenia, sia che vengono visitati a Firenze in Intramenia o in Estramenia. Quindi la lista è unica, cioè l'equipe è unica, cambia solo la sede, ma i chirurghi sono i soliti. Perfetto, magari giusto se volete specificare come possono contattarvi direttamente, questo potrebbe essere utile. Ma basta che si rivolgano direttamente all'azienda dell'Università della Fiorentina, nei vari centri di accoglienza CUP, ci sono i numeri, telefonano direttamente per prendere un appuntamento per la disforia di genere. Su Google, per una visita su Google ci sono tutti i recapiti. Esatto. Perfetto. Ci sono delle agende aziendali dove sanno proprio in che giorni questo tipo di visita viene espletato. Va bene, perfetto. Io direi che vista l'ora di pranzo probabilmente l'audience vorrà anche... Sì, immagino di sì, nel senso che tra l'altro stavamo monitorando le domande, attualmente non ne stanno arrivando, direi che bene o male siamo riusciti in qualche modo a soddisfare tutte quelle che sono le potenziali curiosità che potrebbero avere. Laddove dovessimo ricevere eventualmente domande ve le gireremo, ve le inoltreremo, se poi dovessero arrivare contatti in qualche modo gli diremo come rivolgersi alle due aziende ospedaliere, quindi come cercare di entrare in qualche modo in collegamento con voi. Se avete piacere di aggiungere qualcos'altro, ovviamente sentitevi liberi. Ti salutiamo. Sì, ti salutiamo. Io vi ringrazio di essere stati i nostri ospiti. Spero la cosa possa essere stata interessante e nel ringraziarvi vi saluto e alla prossima, grazie. Salutati la dottoressa Blanche. Saluto entrambi, grazie a Zecchia, grazie davvero. Grazie a voi per il tempo e per la disponibilità. Grazie a tutti di aver partecipato, spero abbiate trovato interessante questo intervento di questi due professionisti. Alla prossima, grazie.